Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono anch'io. Sono anch'io emozionato e molto lieto, riconoscente per questo grande onore di far parte della comunità di Lecce. No, sto in piedi. Vi dirò che la mia nonna paterna era di Matino di Lecce. Quindi doppiamente particolarmente importante il fatto di far parte della comunità salentina, quindi grazie tante, grazie per tutto e grazie anche per questo invito. Parliamo di salute, quindi di solito io comincio, soprattutto quando ci sono dei giovani, nel dire che noi come popolazione italiana dobbiamo essere soddisfatti da un certo punto di vista perché siamo una popolazione che ha una lunga durata di vita. Siamo, diciamo, fra i migliori del mondo, accanto alla popolazione giapponese, che probabilmente ha qualche mese più di noi, insomma, comunque siamo allo stesso livello. Come sapete, i maschi hanno un'attesa di vita alla nascita oggi intorno agli 81 anni. Abbiamo perso un po' a causa del Covid, che ha diminuito un po' l'andamento che era in ascesa. Le donne sono più fortunate, hanno una durata di vita di circa 85 anni. Però, e questo però è molto importante, dovete tenere presente che se noi consideriamo quello che dovrebbe essere più importante, e cioè non tanto la durata di vita, ma la durata di vita sana, allora scendiamo precipitosamente al 15° posto, perché abbiamo anni, fra i 10 e i 15 anni, in cui abbiamo una cattiva qualità di vita. In realtà noi riusciamo ad arrivare al livello totale elevato perché abbiamo un servizio sanitario nazionale. Se non l'avessimo, saremmo certamente molto in basso. È il servizio sanitario nazionale che, nonostante tutte le sue difficoltà, i suoi problemi, quello che lamentiamo, perché non è quello che era quando è stato istituito, però diciamo, è molto importante ricordare che è un bene straordinario, al di là dei miglioramenti che possono essere fatti. E io credo che la maggior parte della gente che c'è qui in realtà non ha vissuto il periodo prima del Servizio Sanitario Nazionale, non sa com'era prima, quindi vede soltanto i difetti, non vede, io lo dico sempre, ma lo voglio ripetere anche qui, soprattutto per i giovani, avendo un lungo chilometraggio, vi posso assicurare che ho vissuto il periodo in cui non c'era il Servizio Sanitario Nazionale e l'ho vissuto non da bambino, quindi ho avuto modo di vedere quale era la situazione anche in famiglia. Ho avuto modo di vedere che chi aveva soldi si poteva curare e chi non li aveva, peggio per lui. Questo, diciamo, oggi non succede più in questa misura, perché certamente tutti sappiamo che nessuno di noi, o molto pochi di noi, avrebbero le risorse sufficienti per pagare una chemioterapia antitumorale, per pagare un intervento chirurgico cardiaco, per pagare un trapianto d'organo, insomma. Quindi critichiamo giustamente il Servizio Sanitario Nazionale perché migliori, ma non demonizziamolo perché lo dobbiamo conservare.
e lo dobbiamo conservare soprattutto per i giovani e per quelli che verranno dopo i giovani, perché è un bene straordinario. Però questa l'occasione, diciamo, di questa differenza che esiste fra la durata di vita totale e la durata di vita sana ci permette di ragionare un po' sul perché e ci permette di capire perché abbiamo questo periodo di malattie, periodo in cui, ripeto, la stessa persona può avere anche più di una malattia. E tutto questo lo dobbiamo al fatto che ci siamo dimenticati di un fatto molto importante che dobbiamo cercare di ripetere, e cioè che non tutte le malattie piovono dal cielo. La maggior parte delle malattie non piovono dal cielo, ma dipendono fondamentalmente da noi. Siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi ci lamentiamo perché arrivano. E questo, diciamo, è un criterio che soprattutto i giovani devono tenere presente, anche se non è mai troppo tardi per le buone abitudini di vita, però diciamo che i giovani hanno questa grande opportunità di iniziare, e quindi possiamo, e vorrei un po' ragionare con voi, soprattutto con i giovani, su quali sono le buone abitudini di vita, perché è molto importante conoscerle, ma soprattutto è anche importante conoscere come si articolano e perché danno poi dei risultati. Nelle buone abitudini di vita ci sono delle cose che non dobbiamo fare, e la prima cosa, probabilmente una delle più dannose, è il fumo della sigaretta. Noi in Italia abbiamo ancora 12 milioni di fumatori, una persona su 5, quindi un numero enorme di fumatori. E il fumo, noi abbiamo l'idea che è una malattia, è un tipo di comportamento che dà luogo a qualche malattia, soprattutto a qualche tumore, in particolare pensiamo subito al tumore del polmone. Però dobbiamo invece ricordarci che il fumo è un fattore di rischio per ben 27 malattie. 27 malattie in cui abbiamo vari tipi di tumore, incluso il tumore del seno, a cui non pensiamo mai, ma per tante altre malattie, per esempio la cataratta è un problema che spesso dipende dal fumo, perché il fumo arriva a irritare gli occhi. E poi il fumo naturalmente è un fattore di rischio per l'infarto cardiaco, un fattore di rischio per l'ictus cerebrale, è un fattore di rischio anche per tante cose a cui non pensiamo. L'artrite reumatoide ha come fattore di rischio il fumo. E questo, diciamo, è molto importante da sapere, perché 27 malattie sono tante. E pensate al carico di malattie che genera il fumo. Le genera a noi stessi, ma qui, diciamo, entriamo in un discorso che è un po' delicato, ma che bisogna fare. Cioè la libertà che noi abbiamo, siamo un paese libero, quindi siamo un paese in cui possiamo farci del male se vogliamo, siamo liberi di farci del male, però la nostra libertà di farci del male finisce quando tocchiamo gli altri. E questo, per esempio, è molto importante da ricordare. C'è ancora molto da dire per quanto riguarda il fumo passivo. C'è molto, si calcola in Italia, che ci siano almeno 1000 morti all'anno dovuti al fumo passivo, probabilmente è una sottovalutazione. E c'è una grande reazione quando si parla di fumo passivo. Non so se avete letto, avete sentito che in alcune città i sindaci hanno proposto che dove ci sono delle fermate per autobus, eccetera, non si dovesse fumare. Che non si debba fumare nelle spiagge, che non si debba fumare
nelle ristoranti all'aperto, perché questo genera fumo passivo e tutti hanno reclamato e non si è fatto assolutamente nulla per adesso in termini di legislazione, ma il fumo passivo esiste e il fumo passivo è grave in gravidanza. Pensate che c'è ancora il 50% delle donne in gravidanza che fumano. Pensate al fatto che ancora il 40% delle persone fuma in casa dove ci sono dei bambini. E quindi questi sono vittima del fumo passivo. Che è, ma poi il male determinato dal fumo è molto più ampio se ci pensate, perché, ripeto, non tocca soltanto gli interessati. Dovete pensare che noi investiamo qualcosa come 17.000 ettari di terreno per coltivare veleno, per coltivare tabacco. E poi ci meravigliamo perché il clima non è quello ideale, ma abbiamo sottratto 17.000 ettari alla forestazione, che è un fattore molto importante per mantenere un clima adeguato. Pensate che, questa è una cosa che ripeto spesso, perché non, di solito è una cosa a cui di solito non ci si pensa, pensate che i fumatori italiani ogni anno fumano 50 miliardi di sigarette. Pensate cosa vogliono dire 50 miliardi di sigarette che bruciano. Pensate a tutte le sostanze cancerogene, irritanti, infiammatorie che vanno a finire in giro. E poi dopo ci lamentiamo perché siamo un paese in cui abbiamo tanti particelle vaganti, le cosiddette PM2.5, PM10, ci lamentiamo, ma dipendono da quello. E abbiamo 50 miliardi di mozziconi che vanno sul terreno. E dove va a finire quello che c'è sul terreno? Va a finire nell'acqua, e dall'acqua dove va? Va a finire nel cibo. Questo è quello che succede, che deve imporre delle reazioni, cioè non possiamo accettare che quello che diciamo ci sia qualcosa che va contro l'interesse degli altri, e i fumatori toccano profondamente gli interessi degli altri in questo modo. Purtroppo abbiamo diciamo una situazione politica che non è ideale, perché il nostro ministro dell'agricoltura, ahimè, ha espresso soddisfazione perché la Phyllis Morris ha regalato 50 milioni, 500 milioni di euro, mezzo miliardo, per aumentare la filiera del tabacco, quindi per avere più veleno, per coltivare più veleno di quanto non coltiviamo oggi. Noi siamo già uno dei paesi, siamo già il paese europeo che coltiva più tabacco rispetto a tutti gli altri paesi europei, quindi abbiamo dei problemi molto importanti che riguardano il tabacco. Ma poi pensate, proprio perché è un fattore di rischio per 27 malattie, pensate al peso che hanno i 12 milioni di fumatori sulla sanità. Pensate a tutto quello che si deve fare per soddisfare ai danni che il fumo induce. Questo diciamo è responsabilità, non è certamente una forma di solidarietà da parte del fumatore, perché il fumatore danneggia tutti gli altri, danneggia tutti quelli che avrebbero bisogno del Servizio Sanitario Nazionale e non possono trovare, perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale occupato da tutti i fumatori. E poi c'è un altro aspetto che è molto importante, su cui è un pochino più difficile discutere perché dà fastidio, che è un altro fattore cancerogeno, che è l'alcol. L'alcol è un fattore cancerogeno molto importante, lo ha dichiarato recentemente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto che prima l'alcol era possibilmente cancerogeno,
Oggi l'alcol già da 2 anni è cancerogeno, il che vuol dire che non c'è una soglia, vuol dire che non è che io diciamo tanto un bicchiere di vino, 2 bicchieri di vino va benissimo, no, l'alcol è alcol, il vino contiene, contiene alcol, la birra ne contiene il 5%, il vino è fra il 14% e il 15%, e poi ci sono la vodka, il whisky, tutte le altre cose che ne contengono più del 50%. E tutto questo è cancerogeno. L'alcol, ma è difficile discutere, perché il vino, di nuovo il nostro ministro dell'agricoltura ha dichiarato che il vino senza alcol non è vino. Ma il vino senza alcol non sarebbe cancerogeno, ed è quello che si sta facendo, perché adesso segnalo soprattutto ai ragazzi che quando vanno nei bar o altro dovrebbero pretendere di avere la birra senza alcol, non c'è dappertutto, ma esiste la birra senza alcol, e sfido chiunque a riconoscere che non contiene alcol, ha esattamente lo stesso sapore della birra normale con l'alcol, quindi la dobbiamo preferire, e si sta lavorando molto anche per preparare del vino senza alcol, cosa di cui abbiamo assolutamente bisogno. In Francia già c'è dello champagne senza alcol, quindi diciamo speriamo che questo avvenga, e che però abbiamo un grande ostacolo, cioè abbiamo l'ostacolo del mercato. Il vino rappresenta un mercato in Italia di circa 30 miliardi di euro, e quindi però discriminiamo, cioè pensate che sulle bottiglie di vino non c'è scritto niente, ma se andate in Nuova Zelanda e comprate una bottiglia di vino c'è scritto: questo prodotto può essere dannoso alla vostra salute, come c'è scritto sulle sigarette. Noi pensate se qualcuno volesse organizzare un festival della sigaretta, lo potrebbe organizzare? Però può organizzare un festival del vino DOC, e se ne fanno in tutte le città d'Italia, del festival del vino. Dovrebbe diventare il vino, e l'alcol non dovrebbe poter essere venduto dappertutto. Il tabacco lo vendono tutti? No, ci sono dei negozi specializzati dove ci sono dei controlli. Dovrebbe essere la stessa cosa anche per quanto riguarda l'alcol. E invece per quello, e qui ci sono poi tante storie sbagliate dal punto di vista scientifico, perché qualcuno cita il paradosso francese, dove si beve il vino ma si hanno pochi problemi cardiaci, e si invoca il fatto che il vino contiene il resveratrolo. Il resveratrolo è certamente una sostanza molto importante una volta che è isolata dal punto di vista farmacologico, però per avere il resveratrolo in quantità sufficienti ad avere un effetto farmacologico bisogna avere 10 litri di vino, il che diciamo evidentemente non è assolutamente possibile. Quindi c'è molto da fare, e soprattutto poi non dimentichiamoci che anche qui la libertà, che diciamo se è un paese libero, di farsi del male finisce quando faccio del male agli altri, e chi beve per esempio è responsabile della maggior parte degli incidenti automobilistici, è responsabile anche di molti degli incidenti occupazionali, però non facciamo niente per questo, e potremmo fare molto. Per esempio potremmo avere almeno degli etilometri dove ci sono i bar, e uno può vedere se può guidare o se non può guidare. Oggi con i sensori che abbiamo a disposizione potremmo avere il sensore su tutte le macchine, se uno sente di alcol la macchina non parte, e questo sarebbe molto semplice, è già possibile farlo,
è stato fatto in alcuni casi, ma non si vuole. E nessuno vuole comprare una macchina che abbia un dispositivo del genere. E poi dobbiamo parlare di droghe. Qui diciamo dobbiamo parlare di un argomento che interessa molto anche i giovani. E parlare di droghe, dovremmo stare qui molti giorni a parlarne, perché l'uso delle droghe è in aumento. Noi parecchi anni fa come istituto abbiamo sviluppato una metodologia che non si basa sui sondaggi, che non danno mai la situazione reale, ma si basa sulla misura. Cioè noi andiamo a misurare nelle acque reflue, cioè nelle acque fognarie, vicino al depuratore, andiamo a fare dei prelievi e misuriamo le droghe, quanto ce n'è. E poi le possiamo riferire sapendo quella rete fognaria a quante persone appartiene. E però, non, per esempio, non misuriamo la cocaina, per esempio, ma misuriamo, o il tetraidrocannabinolo per la cannabis, misuriamo un metabolita, cioè misuriamo un prodotto che è passato attraverso l'organismo e quindi sappiamo che è utilizzato. Vi posso dire che in questi ultimi 6-7 anni abbiamo quasi raddoppiato l'uso della cannabis, che oggi è più o meno della misura di 100 consumatori per ogni 1000 abitanti in alcune città. Comunque raramente abbiamo trovato livelli che sono al di sotto di 60 per 1000 abitanti. Quindi c'è un grande uso. La cocaina è più o meno la metà, è molto diminuita invece l'uso dell'eroina e abbiamo però adesso l'avvento delle nuove anfetamine che addirittura si possono ordinare online e ricevere a casa direttamente, quindi non è tutto organizzato per aumentare la quantità di droghe che si utilizzano. Ecco, questi teniamo presente che le droghe hanno un influsso particolarmente grave nei giovani perché il cervello dei giovani è in sviluppo, quindi le sostanze chimiche, potremmo dirlo anche in generale per i farmaci, non è che agiscono in modo uguale sul cervello che è già sviluppato o su un cervello in via di sviluppo. Gli effetti sono completamente differenti e spesso devastanti. Io vorrei dire ai giovani che abbiamo molti dati, per esempio, che indicano che utilizzare la cannabis intorno all'età di fra i 12 e i 15 anni comporta nel tempo poi dei danni che si manifestano magari 20 anni dopo. Noi sappiamo che chi ha utilizzato cannabis 20 anni dopo avrà più forme di schizofrenia, più forme di depressione, più forme di ansietà, cioè più forme di malattie mentali. E questo lo devono sapere gli studenti, i giovani lo devono sapere, perché oltre ai danni che si hanno immediatamente e al fatto che oggi la cannabis non è più quella di una volta, oggi con gli organismi geneticamente modificati la cannabis conteneva normalmente circa lo 0,5% di tetraidrocannabinolo, oggi può contenere fino al 25%, pensate la quantità di tetraidrocannabinolo che ci può essere. Però abbiamo in giro negozi di cannabis, abbiamo una situazione che è veramente strana, cioè
io mi domando come si possa tollerare una situazione del genere, cioè come chi ha la responsabilità possa accettare che ci siano dei negozi dove si vende la cannabis. Insomma, non ha, veramente non ha senso, perché ci debba essere la cannabis nei cioccolatini, nei biscotti, in tante altre cose. Non c'è ragione, non c'è nessun beneficio, anzi ci possono essere soltanto dei danni, perché anche la cannabis genera dipendenza. Cioè tutto quello che abbiamo detto fino adesso, sigarette, alcol e droghe, generano dipendenza, cioè generano la difficoltà di smettere, e lo sanno molti dei fumatori abituali quanto sia difficile smettere. E poi possiamo passare, però c'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare come dannosa, e che riguarda sempre e soprattutto i giovani, e cioè la scolarità. Noi siamo un paese in cui abbiamo poca scolarità. Siamo uno dei paesi europei con più bassa scolarità. Al terzo livello, credo che siamo intorno, a seconda degli anni, al 23-24% della popolazione, ma per esempio l'Irlanda è al 46%, la media europea è superiore al 30%. Quindi noi abbiamo bassa scolarità e abbiamo anche il minor numero di laureati di tutti i paesi europei, una volta che li calcoliamo per milione di abitanti, o comunque per mille, come lo volete calcolare. Quindi la bassa scolarità è molto dannosa, è un grande fattore di rischio di malattia, perché noi sappiamo che poi la bassa scolarità determina in generale basso reddito, e il basso reddito è un fattore di rischio, perché chi ha un basso reddito mangia male, chi ha un basso reddito non si cura in generale, e noi sappiamo per esempio che i fumatori sono molto più frequenti fra i poveri che fra i ricchi, e tante altre abitudini di vita, per esempio il diabete è molto più presente fra i poveri che fra i ricchi. L'obesità è la stessa cosa. Quindi diciamo che la scolarità, la cultura è un elemento favorevole al mantenimento. Qui ci sono moltissimi studi che sono stati fatti in Inghilterra da Marmont, in Italia da Costa e da tutti i suoi collaboratori, che hanno visto come addirittura chi vive in periferia vive di meno di chi vive in centro, perché in periferia vivono i più poveri, in centro vivono di solito quelli che hanno più soldi. Quelli che sono poveri si curano molto di meno, perché hanno degli altri problemi di cui occuparsi, devono arrivare alla fine del mese. Quelli che hanno soldi si curano meglio, stanno più attenti, hanno più possibilità. Quindi anche questi che si chiamano in gergo determinanti sociosanitari sono degli elementi molto importanti da tenere in considerazione. Dobbiamo aumentare la scolarità, e qui è anche molto compito dei genitori, è compito delle strutture scolastiche, quello di promuovere il più possibile la scolarità, fare in modo che abbiamo un numero adeguato di laureati, perché poi questo determina anche il fatto che siamo molto poveri nella ricerca, perché noi abbiamo la metà dei laureati della media europea, e questo è veramente molto grave. Spendiamo la metà di quello che spende la media europea. Pensate che, per darvi un esempio, un paese che è molto vicino a noi, che è molto simile al nostro, che è la Francia, se noi dovessimo spendere quanto spende la Francia, avvicinarci a quello che spende la Francia, dovremmo spendere per la ricerca 22 miliardi di euro in più ogni anno. Questa è la differenza che è straordinariamente importante, e che poi genera tutta una serie di problemi, perché non avere
ricerca, o pensare che la ricerca sia una spesa, come pensare che la salute sia una spesa o che l'educazione sia una spesa. La salute, la ricerca, l'educazione sono degli investimenti fondamentali per la salute di una popolazione, e noi invece li trascuriamo regolarmente, tendiamo sempre a diminuire invece che a migliorare la situazione. Quindi anche questo è un altro aspetto molto importante che dobbiamo, di cui dobbiamo tener conto. E poi credo che ci sono tante altre cose di cui dobbiamo parlare. Per esempio, parliamo di alimentazione. Questo è un altro argomento su cui potremmo stare qui qualche giorno a parlarne, ma è importante cercare di delineare come deve essere. L'alimentazione, prima di tutto, deve essere varia. La varietà è uno degli elementi fondamentali, cioè dobbiamo mangiare un po' di tutto, incluse anche delle proteine animali, che sono molto importanti e che per esempio generano molti problemi nei vegani, che non vogliono, i vegani hanno una salute che è inferiore a quella dei vegetariani, perché non hanno o non assumono proteine di natura animale. Quindi la dieta deve essere varia, essendo varia in qualche modo ci dà tutti i micro e i macronutrienti di cui abbiamo bisogno, e soprattutto non ci fa acquistare i cosiddetti integratori alimentari. Pensate che noi siamo il paese che spende più soldi dell'Europa per acquistare integratori alimentari. Spendiamo 5 miliardi all'anno per gli integratori alimentari, che fanno certamente bene a chi li vende, non c'è dubbio, ma non c'è nessuna prova scientifica, e fra l'altro c'è anche tutta l'ambiguità della pubblicità che accompagna questi prodotti, che non dovrebbe essere possibile, perché fanno finta che siano dei medicamenti, in realtà non hanno niente a che fare con i medicamenti, non sono dei medicamenti, perché non sono approvati da nessuno, vengono messi in giro come tante altre cose che vengono messe in giro. Quindi anche questo è un altro degli aspetti a cui tenere conto. Ma poi l'alimentazione deve essere varia anche per un'altra ragione, cioè per il fatto che i cibi sono inquinati, e quindi se mangiamo sempre la stessa cosa accumuliamo lo stesso tipo di inquinante. Se mangiamo cose diverse li diluiamo, ne abbiamo, ma ne abbiamo pochi di tanti, e quindi non abbiamo i danni dovuti all'inquinante. Deve essere varia, ma deve essere anche moderata. Questo è un altro aspetto molto importante. Bisogna mangiare poco. Mangiare poco è un elemento importante per la longevità. Questo poi è quello che dicevano i nostri nonni, no? Cosa dicevano i nostri nonni? Bisogna alzarsi da tavolo con un po' di fame. Allora lo dicevano a scopo consolatorio, perché c'era poco da mangiare. Adesso i frigoriferi sono pieni, quindi a maggior ragione dobbiamo stare attenti. E qui abbiamo tante prove. Io vorrei insistere un momento su questo punto, sul mangiare poco. Naturalmente, quando diciamo mangiare poco, proporzionalmente al lavoro che uno fa. È chiaro che se uno lavora il terreno, evidentemente deve mangiare di più di uno che sta seduto alla scrivania, però tutti dovremmo mangiare meno. Questo perché ci sono tanti dati scientifici che ci dicono questo. Noi potete fare un esperimento di questo genere, che è stato fatto da molti. Se voi prendete qualsiasi specie animale, il topo, il ratto, il cane, il gatto, la scimmia, prendete uno che volete voi e fate due gruppi. A un gruppo date lasciate che mangi quello che vuole. L'altro gruppo togliete il 30% di quello che ha mangiato il primo gruppo. Il secondo gruppo vive il 20% di più. E questo, diciamo, è naturalmente importante.
è utile ricordarlo. Mangiare poco è molto importante per la longevità. Poi dopo ci sono tante favole, ci sono tante storie, ci sono tante cose che leggiamo su internet o su tante altre cose. La dieta intermittente, aspettare 12 ore, insomma, che sono tutte cose che possono servire, ma non sono le cose essenziali. Vi dico la storia di uno studio che è comparso proprio pochi giorni fa sulla dieta intermittente. Hanno preso due gruppi di persone. A un gruppo hanno fatto fare la dieta intermittente, cioè circa 12 ore fra un pasto e l'altro. L'altro gruppo hanno lasciato che facesse quello che volesse e per un periodo di 3-6 mesi. Però cosa hanno fatto? Hanno dato a tutti la stessa quantità di cibo e lo stesso tipo di cibo. Fra i due gruppi non c'è stata nessuna differenza, perché non conta l'intermittenza, conta quello che si mangia. Se uno può fare tutta l'intermittenza di questo mondo, ma se poi mangia di più o mangia di meno, ha gli effetti che si attendono dal mangiare di più o dal mangiare di meno. Quindi questo è un altro aspetto che voglio ricordare a tutti. Poi un altro fattore importante è il movimento. E questo, il movimento fisico, l'attività motoria è molto importante. Bisogna fare almeno fra i 130 e i 300 minuti alla settimana di attività motoria, tenendo però presente che l'attività motoria richiede fatica per dare un effetto. Camminare guardando le vetrine non è un'attività motoria. Bisogna avere un po' il fiato grosso, bisogna avere un po' le pulsazioni un po' più frequenti, quella è l'attività. E stiamo attenti anche allo sport, perché non tutti gli sport sono utili dal punto di vista. Ci sono degli sport che sono pericolosi. Per esempio non si parla a sufficienza del calcio, ma noi, siccome facciamo delle ricerche da questo punto di vista, i traumi cranici da colpi di testa del pallone e da colpi di testa fra i due che vogliono ribattere il pallone creano traumi cranici. E proprio in questi tempi la federazione scozzese ha, diciamo, consigliato fino a 16 anni di no, giocando al calcio, di non colpire il pallone con la testa. E noi sappiamo, per gli studi che stiamo facendo, per esempio, che le contusioni cerebrali sono delle contusioni che non si fermano nel tempo. I danni vanno avanti per tutta la vita. E sono dei danni che spesso poi comportano a situazioni di tipo malattie neurodegenerative, che sono malattie gravi, per esempio. Noi abbiamo visto che nei calciatori la sclerosi laterale amiotrofica è più frequente e avviene molto prima. Quindi anche qui, poi vorrei anche ricordarvi una cosa che ho omesso, ma siccome qui c'è una scuola con curvatura biomedica, voglio ricordare, cioè attenzione alla carne rossa. Ne dobbiamo mangiare il meno possibile. Perché? Per tante ragioni. Intanto perché la carne rossa è un fattore di rischio per il tumore del colon. Ma poi c'è un'altra ragione che voglio spiegare, soprattutto perché qui i giovani fanno anche della chimica, immagino, quindi conoscono. La carne rossa è ricca in fosfatidilcolina. La carne rossa, quando arriva nel nostro intestino, trova trilioni di batteri, di virus, di funghi, di parassiti. Cosa succede alla fosfatidilcolina?
la fossata di ricolina viene trasformata in una sostanza che si chiama trimetilamina. Questa sostanza viene assorbita dall'intestino, passa nel sangue. Dal sangue va a finire nel fegato, che è il primo passaggio di solito nell'assorbimento, e quando arriva al fegato viene trasformata in un'altra sostanza che si chiama trimetilamina N-ossido, che poi, diciamo, normalmente viene definita col numero di tau. La tau è tossica per il cuore e ci sono parecchi studi che fanno vedere che se prendiamo persone che hanno malattie cardiache hanno livelli di tau superiori a quelle che non le hanno. Naturalmente la differenza è statisticamente significativa, non è universale, ma però è certamente un fattore di rischio ed è utile sapere anche questo. Non si dovrebbero mangiare più di 100-150 grammi di carne rossa alla settimana, quindi questo, diciamo, è un altro aspetto molto importante. E poi prima di trattare di qualche altra cosa, vi voglio dire ancora un paio di aspetti importanti. Uno è il sonno. Fare almeno 7 ore di sonno a notte è fondamentale. Perché? Perché il cervello è l'organismo che ha il maggior metabolismo, perché deve sovraintendere a tutti gli organi del nostro organismo. Quindi ha un metabolismo importante, e avere un metabolismo importante, il cervello ha bisogno di almeno 90 grammi di zucchero al giorno, e deve usare zucchero, perché se usa altre cose li prende dalla struttura cerebrale, quindi è importante. Cosa succede? Succede che, avendo un metabolismo molto intenso, ha anche delle scorie importanti, e durante il giorno non si riesce a ripulire il cervello da tutte le scorie, ma di notte la velocità di trasporto delle scorie raddoppia, e quindi è soltanto dormendo un certo numero di ore che si pulisce il cervello dalle scorie. Se le lasciamo lì, con il tempo abbiamo a che fare, oh, grazie, non ho bisogno di metabolismo, non abbiamo, diciamo, il problema che non abbiamo delle scorie che poi danno lesioni al cervello. L'ultima cosa che voglio dirvi in termini di buone abitudini di vita è rappresentata dal fatto che in ogni caso è sempre molto importante tenere il cervello in attività. E tutto quello che chiamiamo rapporti sociali. Noi abbiamo fatto uno studio, abbiamo preso 2.000 persone che avevano 80 anni e li abbiamo seguiti per 15 anni e siamo andati a guardare in quali erano i fattori di rischio per la demenza senile. Il fattore di rischio più importante è l'isolamento, cioè è la mancanza di rapporti con gli altri. E questo è molto importante, lo dico. I giovani, diciamo, non hanno ancora questo problema, ma molti degli adulti, quando vanno in pensione, a me preoccupano molto, perché spesso dicono: ho ancora 38 giorni e poi sarò in pensione, con l'idea che sia una cosa buona. In realtà andare in pensione è una delle cose peggiori che possano accadere se uno non prende le misure di cosa fare dopo la pensione, cioè se uno si isola, se uno si mette da parte, se uno non parla più perché magari un po' comincia a perdere la memoria, questo è disastroso. Se non teniamo occupato il cervello, e il cervello non lavora, e se non lavora deperisce. Noi dobbiamo aumentare il più possibile la nostra riserva cognitiva, perché siccome poi nel tempo la perdiamo inevitabilmente, se ne abbiamo tanta va via lentamente, se ne abbiamo poca finisce molto presto. Quindi è importante studiare, è importante non fermarsi, è importante
continuare a fare del volontariato, fate quello che volete, ma occupatevi di fare qualcosa, di tenere svelto il cervello. Questo secondo me è molto importante. Allora avete capito forse che la prevenzione dovrebbe essere la principale preoccupazione della medicina, ma non lo è, perché la medicina è molto più concentrata sulle cure. E le cure cosa fanno? Generano un mercato. Ci sono dei mercati che vogliono diminuire? No, tutti i mercati vogliono aumentare. E quindi anche il mercato della medicina, e qui potremmo fare tutta un'altra conferenza per stabilire quello che fa il mercato per aumentare. E il mercato non ci vuole far sapere che le malattie non piovono dal cielo, perché se non lo sappiamo alimentiamo il mercato, e non facendo le buone abitudini di vita, non facendo prevenzione, aumentiamo le malattie, aumentiamo il consumo di farmaci, aumentiamo il consumo di attività da parte del servizio sanitario nazionale. Quindi pensate che noi abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici. Il diabete è una malattia evitabile. Il diabete dipende da tre fattori: dipende dall'alimentazione, dipende dal sovrappeso e dipende dalla sedentarietà. Se noi stiamo attenti a questi tre fattori, non avremo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete tipo 2 è quello dell'adulto. Il diabete, diciamo, dei bambini è un'altra storia. Ma il diabete degli adulti è evitabile. E però anche il diabete degli adulti cosa fa? C'ha tutte le conseguenze dal punto di vista visivo, c'ha tutte le conseguenze dal punto di vista cardiovascolare, c'ha tutte le conseguenze dal punto di vista renale. Cioè c'è tutta una serie di malattie che dipendono dal diabete, ma il diabete è una malattia evitabile. Il 40% dei tumori è evitabile, ma muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Probabilmente se conoscessimo bene tutte le ragioni, la maggior parte dei tumori sarebbe evitabile e non avremmo tutti i morti che abbiamo e tutto il lavoro che deve fare il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, questo che vorrei cercare di lasciare come considerazione finale, poi spero che ci possa essere anche una discussione per rispondere alle domande. Quello che deve succedere in qualche modo è che ognuno di noi deve tener conto del fatto che avere delle buone abitudini di vita è prima di tutto una forma di sano egoismo, perché prima di tutto faccio bene a me stesso, faccio il bene mio se ho delle buone abitudini di vita. Poi faccio bene alla famiglia, perché spesso non si pensa, ma se io ho una malattia non è che i miei familiari siano contenti, soffrono anche loro insieme con me. E poi se le malattie sono tante l'economia risente. E poi, diciamo, l'abbiamo già detto, ma non è esattamente una forma di solidarietà, perché allunghiamo le liste d'attesa, facciamo tutto quello di cui poi ci lamentiamo. Ecco, quindi io vorrei sottolineare per finire che molte delle cose dipendono da noi e dobbiamo prenderci responsabilità. I medici devono prendersi la loro responsabilità, perché i medici sono loro che prescrivono i farmaci. Cosa fanno per evitare che ci siano le malattie? Non dovrebbero prescrivere dei farmaci, dovrebbero prescrivere buone abitudini di vita. Tu devi fare 3 chilometri, tu devi mangiare questo, tu devi fare quest'altro, scrivendolo, proprio come ricette, perché è questo che diventa importante. E se facessero questo cambierebbe, dovrebbero essere giudicati per la loro capacità. Avevi 200 fumatori, quanti ne hai dopo 3 anni? Quanti ne hai dopo 5 anni? Avevi 100 obesi, quanti ne hai dopo un certo periodo di tempo? È questo quello che conta.
quello che conta è di essere capaci di cambiare la situazione. Però purtroppo abbiamo medici che fumano, abbiamo medici che bevono, abbiamo medici che sono grassi, e questi sono il più grande alibi di tutti gli altri, perché ma se lo fa il mio medico, evidentemente lui sa tutto, se lo fa vuol dire che vuole convincere me, ma alla fine non conta niente. Questo è un aspetto molto importante. Purtroppo i medici non hanno informazioni indipendenti. I medici che informazioni hanno? Solo informazioni di chi vende. C'è un'informazione indipendente in giro? Non esiste. Cosa fanno gli ordini dei medici? Dovrebbero urlare per avere informazione indipendente, perché l'informazione indipendente è quella che ci aiuta a essere liberi e a sapere che cosa dobbiamo fare. Ecco, quindi c'è molto da fare. Ci lamentiamo dei politici, giustamente, tante volte, però chi elegge i politici? Siamo noi. Se non ci occupiamo attentamente di chi eleggiamo, evidentemente poi non possiamo lamentarci. Quindi c'è molto da fare, dipende da noi, diamoci da fare, e comunque auguri a tutti di buona salute. Se volete possiamo discutere. Grazie, grazie, grazie. Prego, per carità. A proposito delle carni. Grazie, grazie, grazie. A dopo allora. Sì, sì, grazie. Allora, se ci sono delle domande? Ok, benissimo. Prova. Ecco, abbiamo qualche domanda. Vai. Buonasera, professore. Allora, quali sono le aree di ricerca che secondo lei meritano oggi più attenzione e che potrebbero avere un impatto significativo sulla salute pubblica nei prossimi decenni? L'ipertensione. Quello che bisogna avere presente è che l'ipertensione non è una malattia. Noi la prendiamo come se fosse una malattia. L'ipertensione è un fattore di rischio e è un fattore di rischio che va curato. Cosa fa il mercato? Il mercato cerca di diminuire i livelli di normalità, perché noi, tutti quelli medici che sono qui, hanno studiato che 140-90 millimetri di mercurio è la normalità. Se però dico 130-80, c'è molta più gente che deve ricevere un farmaco contro l'ipertensione, che è quello che vuole il mercato. Se dice che deve essere 120-70, è ancora di più. Ecco, quindi questo è un punto primo da sapere. Il secondo punto è che se l'ipertensione è un fattore di rischio e non è una malattia, a me quello che deve interessare è qual è la probabilità che curando, che diminuendo il fattore di rischio, non abbia la malattia. Perché qual è la malattia che deriva dall'ipertensione? Soprattutto l'ictus cerebrovascolare. Va bene? Allora, andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere cosa ci vuole per diminuire la... Noi abbiamo un numero che i medici conoscono poco perché nessuno glielo racconta, nessuno glielo dice, che si chiama in gergo NNT, che in inglese è Number Needed to Treat, cioè qual è il numero di pazienti che devo trattare perché uno non abbia una malattia. Allora,
io devo trattare 125 persone per 5 anni con un antipertensivo perché uno non abbia una ictus cerebrale, però ne tratto 124 per 5 anni inutilmente, perché non avrà nulla, non avrebbe avuto nulla in ogni caso, e però avrà tutti gli effetti collaterali dovuti ai farmaci. Non ci sono farmaci innocui, tutti i farmaci danno effetti collaterali. Quindi è come giocare alla lotteria. Allora bisogna avere chiari questi concetti, cioè che l'ipertensione, poi possiamo vedere anche altri aspetti, è un fattore di rischio, non è la malattia. Quello che a me interessa è di non avere la malattia, ma devo sapere che per non avere la malattia ci sono 125 persone che devono essere trattate perché una non ce l'abbia. E poi ognuno può fare i suoi calcoli, c'è chi ama giocare alla lotteria e c'è chi ama e chi invece non ama giocare alla lotteria. Questo è un po'. Grazie. Buonasera, buonasera professore. Lei ha criticato il consumo eccessivo di farmaci nella nostra società. Quali misure educative o di sensibilizzazione potrebbero essere adottate per promuovere un uso più consapevole dei farmaci? Beh, ci sono molte cose che bisogna fare. Prima di tutto bisogna farle a livello legislativo, perché oggi tutti i farmaci vengono approvati a livello europeo. E cosa dice la legge europea? Che non riusciamo a cambiare nonostante che cerchiamo da tanti anni di lavorare in questo senso. Dice che un nuovo farmaco viene approvato sulla base di 3 caratteristiche, che sono qualità, efficacia e sicurezza, che vanno bene. Però cosa non ci dicono queste 3 caratteristiche? Qual è l'effetto del nuovo farmaco rispetto a quelli che già esistono per la stessa indicazione? Noi abbiamo già nel nostro prontuario almeno 70 farmaci antidiabetici. Quello nuovo che esce non deve confrontarsi per legge con quelli che già ci sono, e basta che abbia qualità, efficacia e sicurezza, perché questo fa comodo a chi vende. Perché se si dovessero confrontare, se questo nuovo farmaco antidiabetico è peggio o uguale a quelli che già esistono, non ci sarebbe nessuna necessità. Peggio ancora se il nuovo fosse meglio e tutti gli altri dovrebbero andare via. E quindi questa è una delle ragioni per cui anche la legislazione in qualche modo è dalla parte di chi vende. E poi c'è anche la grande facilità con cui si fanno le prescrizioni. Qui sono persone anziane, non credo che non sia difficile trovare qualcuno che prende almeno 10 farmaci, per non dire quelli che ne prendono 15 e che ne prendono 20. Cominciano la mattina e devono tenere tutta la contabilità, la pillola bianca, poi quella blu, poi quella rossa, poi quell'altra. Non c'è niente. Non c'è un solo lavoro scientifico che ci dica che 15 farmaci sono meglio di 10 o che 10 sono meglio di 5. Neanche l'intelligenza artificiale è in grado di dirci quali sono le interazioni fra tutte queste sostanze che vagano nel nostro organismo. Questo è un altro aspetto che bisogna tenere presente. Cioè bisogna tenere presente. Poi potremmo discutere, ma sarebbe troppo lunga, potremmo discutere che poi i farmaci vengono studiati nei maschi e poi vengono dati alle donne come se le donne fossero dei maschi. Ma le donne hanno la stessa malattia dei maschi, ma con frequenza, sintomi, esiti che sono diversi, non solo, ma i farmaci vengono metabolizzati, assorbiti in modo diverso dal maschio e dalla femmina. Ma le femmine vengono, le donne dovrebbero mettersi in movimento, perché è ingiusto, è illegale che metà del mondo debba ricevere i farmaci che non sono stati mai studiati su di loro. Quindi questo è molto
Grazie mille, professore. Grazie a voi. Buonasera, professore. Mi è capitato recentemente di leggere un libro del dottor Walter Pierpaoli sulla melatonina. Vorrei conoscere la sua opinione, perché è un libro che si basa su una serie di studi scientifici anche di grande livello, perché pubblicati su Nature. Il professor Pierpaoli ha impiegato una vita, diciamo, a ricercare il ruolo della melatonina e della ghiandola appunto pineale. E secondo questi studi la melatonina sarebbe un regolatore di molteplici funzioni, quindi non solo del sonno, ma un potente antiossidante in grado di regolare tutte le funzioni del corpo. Ecco, sono curioso di sentire la sua opinione. Grazie. La melatonina è certamente una sostanza importante per il nostro organismo, perché è quella che regola il rapporto fra veglia e sonno, ed è quello che è molto importante, per esempio, per quanto riguarda il jet lag, però viene utilizzata impropriamente come sonnifero. I dati clinici controllati, cioè quelli che contano veramente, indicano che non c'è praticamente una differenza nella velocità con cui ci si addormenta se si prende melatonina o se non si prende. Sono pochi minuti di differenza, quindi non ha significato. Tant'è vero che il Servizio Sanitario Nazionale non passa la melatonina per questo scopo. Questi studi c'è proprio una molecola della longevità. Una molecola della longevità, secondo questi studi. Questo può essere che abbia tante attività, ma la ragione per cui viene utilizzata non ha una base, cioè non va utilizzata come sonnifero. Ok, allora proseguiamo. Vai, sì. Ok. Vai, avvicinati. Allora, c'è un momento di omaggio. Sì. Da parte della comunità. Ah, sì. Momento di omaggio da parte della comunità scolastica del Banzi, che veramente si onora di averla qui. Averla qui è un grande privilegio per noi, e credo di parlare non solo a nome mio, a nome del Dipartimento di Scienze Naturali, di cui faccio parte, di tutti gli altri docenti e della comunità intera del Liceo Banzi. Grazie professore per tutti gli spunti di riflessione preziosi per noi e per i nostri ragazzi. Grazie davvero. Grazie ancora professore, è stato veramente un momento intenso, emozionante, e mi chiedevano alcuni docenti di altre scuole se c'è la possibilità poi di far vedere la registrazione anche ad altri studenti, ad altri alunni, perché è importante che questo messaggio si diffonda, no? Che ci sia proprio una formazione. Grazie, però, grazie professore, veramente. Professore, abbiamo una sorpresa. Come le dicevamo, noi 6 anni fa siamo stati in casa sua, praticamente all'Istituto Mario Negri, lì ci sono io, ero appena arrivata al Banzi. Cogliemmo l'occasione del progetto organizzato dalla provincia, e nonostante dall'ingegnere Podo, che è qui, e che ringraziamo. Due notti consecutive in treno, e andammo lì all'Istituto Mario Negri. Ci sono io e un altro docente, accompagnavamo una ventina di studenti. Per loro fu una full immersion in un istituto di altissimo livello, e fu, come dire, illuminante per molti di loro, un orientamento con la O maiuscola, perché a volte le esperienze brevi ma forti, intense, ci segnano di più di quelle lunghe, che possono anche un po' stancare. Io mi ricordo che tornando i ragazzi dicevano: è stato bello anche semplicemente stare a pranzo nella mensa dell'Istituto Mario Negri, perché ci sedevamo accanto a dei giovanissimi ricercatori. Ma si mangiava poco, però. Che non ricordo quanto si mangiasse, non mi ricordo. Pochissimo. Però loro probabilmente si mangiava sano. Ecco, e loro scambiavano parole, dialogo con chi avevano accanto, e cominciavano a capire come si svolge la vita
magari di un giovane ricercatore. È stato veramente, veramente bello. Fai vedere qualche altra, Enrico, momenti di quella giornata che ricordiamo. Sono tutti ragazzi che magari saranno laureati perché frequentavano il quarto o il quinto anno 6 anni fa. Fu veramente, veramente bello. Certo. Notizia, cioè che noi tutti gli anni prendiamo fra Milano e Bergamo circa 40 studenti della quarta liceo e per 2 mesi li mettiamo a lavorare in laboratorio come fossero insieme con i ricercatori e vediamo che ci sono molti che si appassionano che poi dopo magari vengono a fare la tesi di laurea, quindi fare in modo che i ragazzi possano veramente andare in laboratori dove si lavora è molto importante per aiutarli a capire se la ricerca è il loro campo oppure no. Grazie, grazie ancora, grazie ancora professore. Per concludere, prego professore, si sieda così, concludiamo con un altro momento musicale. Ci è sembrato opportuno, visto che comunque è sabato sera, e anche in questo caso si tratta di un brano importante, Eppure Soffia, di Pierangelo Bertoli. No. È uno dei brani simbolo dell'impegno per la difesa della terra, la nostra casa, l'unica che abbiamo. È un vero e proprio manifesto in musica dell'ecologia, firmato dallo straordinario cantautore Pierangelo Bertoli. Eppure Soffia è la speranza che nonostante tutto possiamo e dobbiamo impegnarci a difendere la nostra terra, così strettamente collegata alla nostra vita e alla nostra salute, come abbiamo ascoltato stasera. E in un ambiente come questo, il nostro liceo, la speranza e l'impegno sono di casa. La parte tecnologica è stata curata dagli alunni del gruppo Banzac. A voi e pure Sofia. L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sede alla terra che viva, invece le porta alla morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario e tutta la terra si è avvolta in un nero sudario. È presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne fra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
eppure il vento soffia ancora.